Buonasera, perdonatemi, ero sui social un attimo e avevo un po' di problemucci. Siamo già venerdì sera, siamo già sull'aperitivo? Siamo ok, andiamo in giro per la città a domandare dei social. A questo punto parliamo dei social in giro per la città, andiamo. No, ho detto c'è la TV, cavolo. Cavolo, c'è la TV. Sì, tutto bene? La mascherina, sì. Tutto a posto. Beh sì, metti la mascherina, dai, facciamo quelli seri. Facciamo quelli seri. Però io non volevo farvi scappare, quelli del bar, poi si arrabbiano con capito, noi. Capito, no, tanto abbiamo già consumato. Però paghi il conto tu. No, pagate voi. Ecco, paghiamo il conto noi. Allora, posso tartassare te, visto che le tue amiche Vai, sono scappate? Dimmi. Tu usi social network? Sì, abbastanza. Instagram? Sì. Sai che hanno detto che i prossimi che offendono su Instagram cancellano il profilo, forse? Vorrebbero fare questa cosa? Giustamente. Perché tu sei contenta? Certo, perché devi offendere una persona. Tu sei una seria sui social. Sono una seria, certo. Pubblichi solo cose serie. Certo. Quanto vorrei per quale tua amica chiedere a questo punto? Giuro, testimoni, giuro, giuro. Sì, no, a distanza. Offendo. Loro stanno facendo i fattacci loro. Sì, sono nascosti dietro la pianta. Sì, appunto, cosa si stanno raccontando? È così interessante. Perché è interessante. Quella cretina che chiama qua la televisione. Ah, perché tu ci hai chiamato. Ha detto, guarda, stanno arrivando, speriamo vengano qua. Ecco, no, perché l'operatore mi ha detto, lei si è sistemata i capelli. È vero. Ah, lui ti ha visto? Sì, sì. Quindi tutto a posto se ti cancellano il... No, te non lo cancellano. Non me lo cancellano perché mi comporto in modo tale in cui non possono cancellarlo. Tu sei... Qual è il social network che usi di più? Instagram. Tuo target d'età? Non mi piace più tanto. TikTok? No. Sono troppo Zero. Vecchia per TikTok. Cioè, dammi l'età. L'età per TikTok qual è? Fai dai 13, 14 ai 18. Poi dai 18 passi ad Instagram? Sì, ma hanno già anche Instagram anche a 13 anni. Sì, poi a Facebook quando ci passi? Facebook quando diventi mamma. Posso andare via subito? Io che ho anche Instagram dovrei... Mi faccio cancellare da Instagram praticamente. No, vabbè, Instagram è un po' per tutte le età. TikTok secondo me è per quelli un po' più giovani e Facebook è tutte le età. Anche mio nonno ha Facebook. Ciao, questo non depone a suo favore sul fatto che suo nonno ha Facebook, cioè devo star lì, ma mi sta praticamente... Fai il Facebook e stai buono lì. Mi stai dicendo quello. No, vabbè, più o meno. Più o meno. Cosa stavi consumando? Un caffè? Quindi, caffè a quetta. Tranquilla? Sì, al sole. Sciallo? Sì. Vai pure dentro a dire che offriamo noi. Va bene, lo dirò. Offrono loro, Dice che, digli pure che la TV svizzera. Che... la TV svizzera? No, non è vero, ma tu digli che la TV svizzera. Ok, sarà fatto. Grazie, ragazzi. Figurati. Ho salutato anche loro, anche... Sì, sì, tanto sono lì. Mi dici tre nomi loro, poi dopo basta. Due Francesca e una Beatrice. Due Francesca e una Beatrice? Sì. Va bene. Saluti a Francesca, Francesca e Beatrice. Te le saluto. E il tuo invece? Silvia. Ciao Silvia. Sento d'estate davanti alla fontana. Sa d'estate, l'ho aperta la fontana. Giornata effettivamente sa di estate, assolutamente. Allora, io sono qua per farti, sono in giro per far domande che hanno un senso esagerato nella vita, che potrei fare a meno, però le faccio lo stesso. Certo, benvenuta. Perché il mio scopo della vita è quello, andare a rompere le scatole alla gente. Instagram ha dichiarato che chiunque offenderà chiuderà il profilo della persona. Sei d'accordo o no? Giustissimissimo, non solamente d'accordo. Perché tu voti sì subito. Direi che una persona che offende, a prescindere sul social, non fa sicuramente qualcosa di positivo. I famosi leoni da tastiera. Considerando che ad oggi i social probabilmente sono utilizzati per lo più dalla categoria dei piccoli adolescenti, se così li possiamo chiamare, direi che dare un chiaro segnale rispetto al fatto che degli insulti non siano adeguati li possa probabilmente anche far sentire magari più protetti all'interno di un contenitore che ad oggi è estremamente vasto e estremamente ricco anche purtroppo di cose. Ma non ci sono solo gli adolescenti, però ci sono anche gli adulti sui social network. Offendono pure quelli, A maggior ragione, esatto. Siccome ci sono sia adolescenti sia adulti che si confrontano, e spesso purtroppo queste, diciamo, passatemi il termine, categorie di persone possono insultarsi reciprocamente e magari c'è chi si sente più fragile rispetto alla possibilità di ricevere qualche insulto e, diciamo, limitare questa possibilità la vedo come sicuramente... Giustizia pura. Giustizia pura. Mi associo al tuo termine, assolutamente. Perfetto.
posso avvisare gli ascoltatori che i rumori che sentite non è il mio stomaco che non ha mangiato, ma è questa dannata fontana che fa questo rumore strano. Non sono io e non è quantomeno la signorina? Signorina, sì, dai, signorina. Con la mascherina e gli occhiali si può dire signorina. Ma sei giovane, allora da che social network sei? Così vedo il tuo target d'età. Facebook, Instagram o TikTok? TikTok assolutamente no. Ebbene, in effetti. Instagram e Facebook ni, nel senso che negli anni, negli ultimi 2 o 3 anni, ho sicuramente ridotto notevolmente l'utilizzo dei social. Di tutte e due? Di tutti e due, sì. Diciamo che li sfoglio magari per una volta, due al giorno, ma non prendono grossa parte della mia giornata, questo... Prendete esempio, e qui dobbiamo prendere tutti esempio, dobbiamo iniziare a sfogliare meno i social. Questo sono d'accordo con te. Sì, più che altro che si rischia poi di totalizzare tanti momenti, nel senso che mi rendo conto che fino al tempo delle scuole superiori magari c'era molto più piacere nel condividere tutto quello che si faceva su un social. Ad oggi preferisco magari tenere alcuni momenti per me piuttosto che scattare una foto in gruppo, in compagnia, per ricordare quel momento, ma non per far vedere al mondo intero: ah, sto facendo questo, allora sono super figo, sono super figa, passatemi questo termine. Mentre mi rendo conto che fino a un po' di tempo fa era sicuramente più un ostentare quello che si faceva. Quindi uno cresce, più o meno. Così si dice, poi speriamo. Sta mettendo la testa a posto. Fidanzata? No. Quindi cerca fidanzato e a me sta mettendo la testa a posto per sposarsi. Questo probabilmente. Tagliato. No, questo niente fidanzato. Va bene. No. E vabbè. Stai mettendo la testa a posto, ragazza seria. Beh, ci si prova, poi c'è sempre da migliorare, però ci si prova. Di dove sei esattamente? Di Poggi Ridenti. Bel posto. Un piccolo paesino che merita assolutamente di essere vissuto. Detta così sembra da APT, però grazie e buona giornata. A voi, buona giornata, grazie mille e buon lavoro. Posso farti una domanda? A tutte e due però, visto che tu stai usando lavoro. Il telefono. È una chiamata di lavoro, scusa. Posso solo chiederti, tu usi social? No, non tanto. Mi non dispense. Tanto. Instagram ha dichiarato che chiuderà i profili che offendono. Sei d'accordo? Sì, d'accordo. Non usando tanto i social, sinceramente non... Non sono molto informata a riguardo. Quindi non te ne può fregare di me, sei una delle poche. No, ma camminiamo intanto, sì, come camminare. Ora scusa che... C'è un appuntamento di lavoro, cioè seguiamolo. Tanto l'operatore corre. No, comunque non... Tu sei d'accordo su questa cosa? Sì, sì, sì. Qual è sì, il social sì. che usi di più, anche se poco? Instagram, ma poco. Facebook e altro non ce li ho. Quindi sei nel target età entro i 25 anni tu? 30. Non ne dimostro, ma 30. 30? Quindi dovresti già passare a Facebook, secondo qualcuno. Ah. È per quello che stavo pensando al target. Niente, ti lasciamo andare. Guarda, lui è presissimo, in bocca al lupo per il lavoro. No, è proprio in una chiamata di lavoro al momento. Ciao. Grazie, buona giornata. Ragazzi, in giro per Sondrio, dove siete? Sondrio. Quindi ho beccato gente di qua. Sì. Siete praticamente, state andando a casa o uscendo? No, in giro. Che si fa adesso in giro a Sondrio? Siamo gialli, finché siamo gialli. Niente, che è una passeggiata. Dipende. Solito? Di solito io, ad esempio, ultimamente sto uscendo a Milano che a Sondrio, perché c'è più gente. Cioè, tu parti e vai a Milano perché c'è più gente? Ah, sì. C'è più svago, essendo che siamo in gialli, essendo che prima è rossa, così non si poteva fare niente, ne approfitto. Vabbè, questa è una scelta di vita, la tua è questa. Ma io volevo parlare di Instagram. Instagram ha dichiarato che cancellerà il profilo di chi offenderà le persone. Questo non lo sapevo. Ha dichiarato che probabilmente passa a farlo realmente questa cosa. Cosa ne pensi? Boh, penso che da una parte fa bene, perché non mi sembra giusto offendere delle persone attraverso dei social, ma neanche in generale. Quindi secondo me fanno bene. Fanno bene anche tu? Sì, sì. Pensi questo? La stessa cosa. Quindi siete dei bravi ragazzi sui social? Sì. Sì, abbastanza. Perché lui l'ha detto prima di te? Tu ci hai pensato un attimo? No, sto scherzando. I social che usate di più? WhatsApp mi conta. No, non è un social WhatsApp. Instagram, TikTok, Facebook? Instagram. Instagram, quindi la tua target d'età 18-20 anni hai? T'ho preso? Sì. Vedi, quanti anni hai? 19, io uso Instagram e TikTok. TikTok? Sì. Quindi vai sui giovanissimi. Che fai su TikTok? Nulla, cioè adesso stavo pensando di farti i bolletti così, però in generale canto, faccio delle specie di registrazioni. Guarda le ragazze. cerca ragazze su TikTok, vabbè, quello va bene. Non è vero. No, figurati, i social network non li usiamo per quello, no, nessuno lo usa per quello. No, quindi su TikTok tu... Magari forse Instagram, ma TikTok no.
Cioè TikTok lo uso come forma di... Svago. Come pubblicità alla fine, mi pubblicizzo. Per la tua arte, quindi sei un ballerino o un cantante? Sono un cantante. Raccontaci di te, allora siamo curiosi del cantante. Tu conosci il suo lato da cantante? Sì. Allora, che canzoni canta? Qual è il suo stile? Rap più che alto. Che cazzo ne sono? Vedi, cioè, non dire queste cose. Allora, parlami, so di, canta, ma parlami di te, dammi la tua biografia veloce. Ok, la mia biografia veloce sarebbe che io mi chiamo Alan Nobili e nome d'arte Diamond, faccio musica pop. E faccio musica pop più che altro perché qua a Sondrio nessuno lo fa e volevo un po' togliermi dalla massa, essendo che c'è tanta gente che fa rap così. E il mio sogno sarebbe diventare un cantante per il semplice fatto che mi piace regalare emozioni alla gente. Fantastico, questo è bello. Fai musica pop, quindi sul genere di chi, se dovessi abbinarti a qualcuno? Se dovessi abbinarmi a qualcuno, non saprei, Rama, Ultimo, quei cantanti lì. Ok, che non è proprio pop pieno, è una via di mezzo tra il trap e il pop. Sì, esatto. Allora, dove possiamo trovarti? Dai, dacci gli indirizzi. C'è qualcosa di pubblicato di tuo? Sni. Siamo proprio agli inizi. Beccare un singolo. Caspita, siamo in anteprima, lo becchiamo in anteprima, ragazzi. Ripeti il tuo nome, dove troveremo il singolo? Allora, il mio nome è Diamond e infatti voglio già far pubblicizzare che prossimamente uscirà la nuova canzone Milano. E su YouTube mi trovate, cercate Diamond e poi cercate anche il nome del titolo che è Milano e mi troverete. Ma è già pubblicata la canzone? No, non ancora. Devo... Allora, facciamo così. Tu sei qui a sancire questa cosa. Diamond, quando esce la canzone, tu vieni ospite da me in radio. Va bene, ci sto. Aggiudicato? Aggiudicato. Tu sei... Ha detto di sì, eh? Lo torturiamo in radio. Vieni anche tu e stai dalla parte mia, però. Va bene, ci sto. Va bene, grazie ragazzi, buona giornata. Buona giornata, grazie, arrivederci. Grazie a voi, arrivederci. Ah, buongiorno! Bello vedere sorridere le persone per strada, però. Buongiorno, sì, anche se non li vediamo adesso i sorrisi. No, ma i tuoi occhi stavano sorridendo quando ti ho incrociato. Tutti, mi fa molto piacere. E io che pensavo di essere unico, di essere il primo a fargli questo complimento. Quindi l'andaggio della serie mi hai smontato. Me lo dicono, sì, me lo dicono molto, che sono molto espressiva. Tu usi tanto i social network? Abbastanza, forse troppo. Instagram ha dichiarato che presto potrebbe cancellare i profili delle persone che offendono su Instagram. Farebbero molto bene. Tu sei d'accordo? Sì, assolutamente sì. Adesso dimmi anche, tanto non uso Instagram. No, lo uso, io sono un'utilizzatrice dei social che tutti? Guarda. Tanti. Sei un'osservatrice in quel caso. Osservatrice, sì, io a me piace leggere. Piace leggere quello che scrivono, le offese no, non servono. Tu quale frequenti di più di social? Sì, forse Instagram. Le foto attirano. Quindi hai meno di 30 anni? Sì. Quindi sei il tuo target, ormai i social si sa, i giovanissimi, TikTok, sì, quelli 26. Via di mezzo, Instagram e quelli vecchi come me. Facebook. Cioè, sorriso glielo dicono tutti, io sono vecchio, devo andare via subito o posso rimanere a... No, forse... Dove stavi andando? Stavo andando a pagare una multa, che però è chiusa. Divieto di sosta? Sì. Ho preso? Non ha funzionato l'applicazione... Easy Park. La famosa Easy Park non ha funzionato. Non ha funzionato, non mi ha preso bene il click, sono andata a mangiare a casa, ho preso la multa nel mentre. Ai. Allora, visto che non ha trovato l'ufficio aperto e noi andiamo in onda stasera, cari vigili, se non ha funzionato l'applicazione possiamo provare a levargliela questa multa, giusto? Dubiti? Vado in banca adesso a pagarlo in posta, ho visto, c'è scritto tutto, sono molto espliciti su come pagarle. Mi sembra anche. Ti tocca, quindi non ti accompagniamo a pagarla, perché poi tocca a noi. Vado da solo. Va bene, continua a sorridere. Grazie. In giro per la città. Ciao. Grazie, buona giornata.